In attesa dell'intervento degli artificieri, i lavori nel secondo lotto del cantiere di Via Piave, dove ieri è stato rinvenuto un ordigno bellico, sono stati sospesi. Il sito, protetto dai cancelli, è tenuto sotto controllo anche dai turni di vigilanza dinamica eseguiti da Polizia Municipale e Carabinieri. La bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, sarebbe lunga 60 cm di calibro 88, è stata individuata dai tecnici specializzati nelle operazioni di bonifica e sicurezza nel corso del sondaggio effettuato nell'area dell'ex rione Corea, interessata dagli scavi per la realizzazione del parcheggio funzionale al futuro campus scolastico. Il cantiere impegnato nei lavori del primo lotto, cioè dove secondo il progetto dovrà risorgere l'edificio scolastico della Dante Alighieri, salvo disposizioni contrarie, lunedì dovrebbe ripartire. In questo caso il sottosuolo è già stato sottoposto alla bonifica che permette di intercettare eventuali residui bellici. A coordinare tutte le fasi che riguardano la gestione del caso sono i dirigenti della prefettura. Non è escluso che nelle prossime ore si terrà un summit a Palazzo di Governo. Prima di ogni decisione si attende però il sopralluogo nel cantiere degli artificieri del 21° Genio Guastatori di Caserta. Saranno i vertici dell'esercito a definire la pratica esecutiva dell'intervento, e cioè a indicare le modalità di rimozione e il disinnesco dell'ordigno. Si tratta di situazioni che possono verificarsi nei nostri territori, dove non è raro che ci si trovi di fronte a simili circostanze, dichiarato il prefetto Rossana Riflesso. Pertanto, con tutte le cautele del caso, sarà fatto ciò che è necessario. Speriamo di poterlo fare, si è augurato il prefetto, nel minore tempo possibile. Sperano di non restare a lungo in stand-by anche l'impresa e la città. Il maxiappalto da 15 milioni di euro, che vale il campus scolastico, deve fare i conti inevitabilmente con i tempi di bonifica della bomba. La scadenza indicata dal PNRR è fissata per il 2026. Per far brillare l'ordigno bellico rinvenuto nel 2019 sulle sponde del Fenestrelle ci vuole infatti un anno e mezzo. Sul piano organizzativo, peso e come l'effetto del Covid, l'ora X viene programmata all'alba del 18 luglio 2021 per garantire le operazioni di bonifica. Vennero sgomberate 2.500 persone, istituita una zona rossa in un perimetro di 250 metri. A distanza di anni, un altro Bomba Day si profila per la città di Avellino.